Ed eccoci tornati in diretta. Il trading ai tempi del coronavirus, cosa e come è cambiato? Come sapete, durante la nostra Trading Week lo scopo è quello di andare a vedere l'operatività dei singoli ospiti che intervengono e come sapete in tutta la settimana ne abbiamo circa 80 tra trader e analisti finanziari, ma un altro obiettivo è anche quello di spiegare che cos'è accaduto in questo periodo del coronavirus, un periodo che fortunatamente a livello emergenziale è passato, ma che insomma ha tutti i suoi riflessi sia sull'economia reale, ma anche sui mercati, sulle borse, quindi sulle contrattazioni. E allora, in questo momento pare, però ne approfondiremo i contenuti proprio in questo spazio, che ci siano molti consigli da dare in fatto di trading online, perché con i mercati dettati e che seguono questa incertezza continua proprio per i dati anche macroeconomici, che ovviamente non ci fanno vedere ancora la luce in fondo al tunnel, pare che appunto ci siano state molte più richieste di avvicinamento a tutto quello che è il mondo trading per capire quali possono essere le opportunità. Ed è un po' il riassunto fatto nel titolo che abbiamo voluto dare a questa nostra settimana del trading, mercati turbolenti e opportunità da cavalcare, quindi con lo scenario dei mercati globali e un nuovo modo di operare e utilizzare gli strumenti. Vincenzo Tedeschi, buongiorno, amministratore delegato di Directa Sim, è un piacere averti con noi, Vincenzo, e benvenuto nella nostra Trading Week. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora, una Trading Week che va a inserirsi nell'ultima settimana di luglio, non a caso, così almeno ti faccio subito la prima domanda, perché la settimana prossima insomma sarà agosto, io lo ripeto spesso, un mese caratterizzato dai volumi più sottili, però che ha sempre riservato delle sorprese in questi ultimi anni, quindi si cerca di capire anche come approcciarsi ai mercati proprio nel periodo estivo, però insomma una Trading Week che arriva nel pieno di tutte le riflessioni fatte dopo il periodo di coronavirus e di lockdown, insomma, coronavirus che ancora non si è evaporato, diciamo così. Allora, partiamo dalla predisposizione ad avvicinarsi ai mercati, Vincenzo, per capire con te, con Directa Sim, che sicuramente può tracciare un bilancio insieme a noi, che cos'è accaduto nel mondo del trading online proprio in questi ultimi mesi, che cosa sta accadendo, se è cambiato e come è cambiato. Beh, certamente questi primi 6 mesi dell'anno, anzi potremmo dire 7, comprendendo anche luglio, sono stati mesi eccezionali per il nostro settore. Parlavi di agosto come un mese calmo, in realtà abbiamo visto degli agosto ancora mo molto volatili in alcuni anni particolari. Ricordo Euronew Bank nel 2008, in cui ci fu un agosto particolarmente volatile, oppure in Bink nel 2011, anche quello con la crisi dei debiti sovrani. Invece nel 2008 c'era stata la crisi dei mutui subprime. Quindi chi lo sa cosa ci riserverà questo agosto. Certamente quest'anno il coronavirus ha portato uno shock sui mercati, e non solo, perché ha portato anche uno shock nel modo in cui le persone si approcciano al digitale, e quindi gli investimenti online fanno parte di uno dei tanti aspetti della nostra vita digitale, sono stati impattati allo stesso modo. Ricordo che in quei drammatici mesi in cui non potevamo uscire di casa, tantissimi si sono dovuti convertire al digitale in tutti i suoi aspetti, e quindi da fare la spesa piuttosto che consultare le notizie, effettuare le proprie operazioni di banca, anche effettuare le proprie operazioni di investimento. Questa conversione ha fatto sì che molti di quelli che non erano i trader ai quali siamo abituati storicamente nel nostro settore, ma che erano dei semplici investitori, sono passati dal canale tradizionale all'online. Sì. Quindi parliamo di persone abituate a interagire normalmente con lo sportello bancario, oppure con un promotore finanziario che con più tempo a disposizione probabilmente, o con l'attitudine a informarsi online, hanno fatto anche quell'ultimo salto di diventare investitori autonomi, consapevoli, e movimentare i loro risparmi online senza l'intermediazione di un canale fisico. Quindi abbiamo visto innanzitutto una grande volatilità da parte dei trader che chiaramente, come dicevi tu, cavalcano i movimenti di mercato repentini, e direi che quest'anno si è mosso di tutto.
perché si sono mossi gli indici, quindi parliamo di indici azionari, mercato italiano, mercato americano, si sono mosse le materie prime, pensiamo a quello che è successo con il petrolio, oppure che con l'oro, si sono mossi i titoli a reddito fisso, c'è stato grande interesse anche sui BTP, Sì. quindi prima in una fase discendente, poi con i proclami, direi quasi gli appelli del Tesoro a sottoscrivere il BTP Italia prima e poi il BTP Futura, ha spostato tanto l'attenzione del pubblico retail su questi strumenti. E poi c'è stato anche un movimento molto forte delle criptovalute, quindi parliamo di Ethereum, di Bitcoin, Vero. che hanno anche loro dato dei forti movimenti, e l'ultimo è le valute, dove vediamo che il dollaro si sta indebolendo tantissimo. Quindi devo dire un semestre eccezionale, forse un 2020 da ricordare per quello che è, diciamo, per gli appassionati di questo settore, perché tutte le asset class si sono mosse repentinamente. Abbiamo avuto un crollo che poi è stato riassorbito. L'indice italiano è a 20.000, non dimentichiamolo, lo abbiamo visto a 14.500. Dopo che a Certo. inizio anno aveva toccato un massimo a 25.000, quindi certamente un mese, come dire, di emozioni, un anno, come dire, di emozioni per quelli che sono i trader storici. Esatto, figurati, E manca ancora mezzo invece, anno, insomma, appena iniziato, quindi insomma possono arrivare ancora molte sorprese. siamo al giro di boa, ma poi probabilmente sarà un anno zero, il primo anno, per tutti questi nuovi clienti. Che come noi di Recta, ma anche tutti gli altri, sono passati al digitale. Recta ha acquisito quasi 5.000 clienti da inizio anno, e ricordiamo che noi abbiamo una base clienti molto piccola, eravamo a meno di 30.000, quindi parliamo di quasi il 20% di clienti in più acquisiti in soli 6 mesi. Tutti questi nuovi clienti spesso sono clienti di banche tradizionali che si approcciano per la prima volta agli investimenti. E devo dire che, a differenza di quello che magari si può pensare, non sono trader, non sono scommettitori incalliti o gente che ama il brivido. L'asset class che ha avuto la maggior crescita, per quello che ci riguarda, è stata gli ETF, quindi lo strumento più flessibile per eccellenza, lo strumento del risparmiatore, dell'investitore per eccellenza, perché permette sostanzialmente di sostituire i fondi comuni oppure i prestiti obbligazionari che venivano venduti dalle banche o dai promotori finanziari, Ecco. e che permette di investire su qualsiasi asset class: equity, indici italiani, indici asiatici, americani, obbligazionario, materie prime, valute, qualsiasi cosa è coperta dagli ETF. Noi, ad esempio, ieri ne abbiamo lanciato uno, nel senso lanciato, abbiamo offerto la negoziazione su un ETF sul Bitcoin che è quotato in Germania. Sì. Abbiamo fatto un accordo con la società emittente, per cui i clienti possono negoziarlo a commissioni zero, in quanto la società emittente paga queste commissioni in loro vece, per dire la flessibilità che gli ETF hanno nel coprire qualsiasi tipo di asset class. Certo. In forte crescita sono anche gli investimenti sui titoli americani. Ci sono questi brand globali che sono diventati anche dei brand sui mercati finanziari: Apple, Tesla, Amazon. Sono marchi con cui i nostri nuovi clienti, i millennials, sono certamente familiari, e quindi ci investono perché li vivono come brand della loro vita, a differenza magari di qualche azienda italiana o marchi che oramai sono meno famosi, Sì. che sono un po', diciamo, passati di Ecco, moda. Vincenzo, tu mi hai dato tantissimi spunti, ma sono tutte questioni che magari mano a mano approfondiremo anche nella seconda metà dell'anno, però per fare un riassunto di quello che hai detto, ma per darti un'altra sollecitazione, allora intanto stiamo comprendendo che questo momento di coronavirus ha avvicinato al mondo del trading online non solo, come dire, quelli che potremmo definire esperti, professionisti, coloro che hanno sempre avuto passione
per il trading, ma anche persone che hanno voluto capire di più. E io non ti nascondo che in questo periodo molte persone con cui ho a che fare, che veramente non hanno niente a che vedere con il mondo del trading, mi hanno chiesto, ma il mondo del trading, mi hanno chiesto anche dei riferimenti magari di professionisti, no, che lo seguono come voi. Quindi effettivamente si riscontra, a me piace sempre riscontrarlo anche in quella che è l'economia e la sensazione da strada, no? Perché da lì si ha il metro maggiore, e poi ovviamente voi vi basate sulle richieste, quindi di questo stiamo parlando. Quindi tutte le asset Sì. class sono state monitorate. Tu, per esempio, prima hai parlato anche delle cripto, effettivamente si parla sempre spesso della correlazione anche tra il Bitcoin, la prima criptomoneta, e l'oro, no? Che ovviamente poi in questo momento sta avendo questa fase di rialzo. Prima è stata una necessità, questo lo è stato per tutti, il fatto di rivolgersi anche ad attività online, anche nella vita normale, se non parliamo di trading, tutti noi con il lockdown abbiamo dovuto districarci anche tra magari conoscenze che non erano ancora così ferrate sul mondo digitale, però poi è diventata anche una abitudine che ha portato e ha aperto varie possibilità. Quindi diciamo, Vincenzo, il trading oggi rappresenta, il trading online oggi rappresenta un'enorme possibilità per tutti, cioè senza fare più distinzione, ovviamente con dovute anche specifiche, insomma, però senza fare più troppa distinzione tra chi è del settore e chi non lo è corretto? Sì, certo, e diciamo forse il termine non è adatto perché la parola stessa trading io la riserverei ai trader professionisti o comunque ai clienti appassionati, a chi si collega ogni giorno alla piattaforma. Questo nuovo scenario lo chiamerei più investitori online oppure investitori consapevoli, sono persone che oramai non acquistano più il giornale in edicola, ma lo leggono sull'iPad. Non vanno più a fare la spesa o ci vanno in maniera occasionale, ma fanno le grosse spese, le fanno online e come questo consultano il loro portafoglio di risparmi online invece che andare allo sportello. Certo. Questo tipo di persone ha imparato che online esiste una libreria di contenuti enorme e quindi può diventare consapevole e curare i propri risparmi senza l'intermediazione di una rete di promotori o di un cosiddetto gestore, li chiamano gestori in banca, perché poi è facile capire che questi intermediari sono in conflitto di interessi. Certo. Propongono dei prodotti, per definizione in Italia sia il promotore che lo sportellista sono monomandatari, possono proporre soltanto i prodotti della loro banca. Certo, ecco, viene da sé che poi, visto che il pubblico e la platea si è allargata, ovviamente, giustamente tu, Vincenzo, dicevi, ecco, parlare di trading, si parla di trading quando si ha a che fare con chi ha conoscenza e dimestichezza, no, nell'affrontare proprio le operazioni e l'operatività online, parliamo di investimenti per altre persone che magari si stanno avvicinando, però qui volevo arrivare per rivolgermi anche alle attività che voi stessi conducete tutti i giorni. È corretta ancora di più una Scusa, è doverosa una corretta informazione, perché altrimenti si rischia veramente di incorrere in guai seri se non ci si affida a dei veri professionisti. E noi avremo peraltro anche questa settimana una tavola rotonda dedicata a tutte quelle che sono le bufale del trading, per cercare di spiegare come riconoscerle, anche se spesso sono abbastanza lampanti ed evidenti, no? Le truffe, insomma, online. Sì, e devo dire che in questo mi ha favorevolmente sorpreso. Guardavo proprio prima i dati di questi primi 6 mesi. Noi offriamo chiaramente tutto l'universo investibile di strumenti quotati e quindi ETF, azioni, obbligazioni. L'asset class che è cresciuta di meno, è certamente cresciuta, ma è cresciuta di meno per noi in questi 6 mesi, è il CFD. Quindi è proprio lo strumento magari con più leva o più demonizzato, e il fatto che sia cresciuto di meno mi fa ben sperare che il pubblico che è arrivato e che si affaccia al trading online in questo periodo è molto più maturo, si lascia meno abbindolare da meccaniche, diciamo, del faccio i soldi facili o cose di questo tipo, almeno per quello che riguarda il pubblico arrivato da noi da diretta. Certamente queste sono Bene. fasi in cui le truffe abbondano, dove i call center, no, che fanno chiamate in continuazione sul Forex da paesi stranieri, abbondano. Ecco, magari con l'occasione ricordo che Directa non fa mai chiamate commerciali,
ai propri clienti, neanche ai propri prospect, ma da noi il cliente è libero di investire come e quando vuole e in tutta tranquillità, senza alcuna pressione commerciale. Ecco, questo già per esempio, vedi, che mi ha aiutato a capire anche a dare uno spunto a chi ci segue, come dire, come riconoscere da elementi banali, ma che poi rischiano di non essere più banali quando non si tengono a mente, una truffa da una realtà invece che mette a disposizione, no, l'investimento e quindi il trading. Per esempio, attenzione a chi vi tartassa di telefonate o messaggi, insomma, ingannevoli. Ma insomma, poi sappiamo che, visto che abbiamo avuto più dimestichezza col mondo digitale, online circola di tutto, insomma, Vincenzo, quindi ormai siamo abituati forse anche a colpo d'occhio, no, a riconoscere come dire, lo specchietto, il classico specchietto per le allodole, ecco, i prodotti civetta che troviamo al supermercato e che ci inducono a acquistare quando magari invece dovremmo lasciar perdere. Ecco, dobbiamo fare la stessa cosa Beh, anche online, per sì. un pubblico di non esperti direi che innanzitutto diffidare di qualsiasi proposta che arriva via telefono, Ok, di perfetto. diffidare di intermediari che non sono autorizzati dalla Consob oppure che hanno sedi in paradisi fiscali o direi addirittura all'estero. Avere Ecco. una sede in Italia, avere anche un conto di diritto italiano è certamente più semplice per chi ha le prime armi piuttosto che avventurarsi nell'avere un conto all'estero con poi tutto quello che ne deriva anche in termini di obblighi fiscali e segnaletici. Ok, va bene Vincenzo, allora direi che le cose fondamentali le abbiamo dette, io invito i nostri telespettatori a prendere contatto con DirectaSim per qualsiasi tipo di informazione, quindi da quella basica a quella più operativa, insomma Vincenzo siete sempre a disposizione, no? Attraverso i vostri canali. Certo, rispondiamo in chat dalle 8 alle 22 di sera e poi sul sito ci sono i riferimenti, il numero di telefono, l'indirizzo mail, siamo sempre qua. Va bene, e grazie per aver partecipato alla nostra Trading Week, ce ne saranno altre, quindi insomma sarete sempre protagonisti insieme alle fonti. Grazie mille, Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di DirectaSim. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Noi andiamo in pubblicità. Tra poco, nel panorama della Trading Week, non può mancare lo spazio dedicato alle cripto, Crypto Focus, solito e tradizionale appuntamento del martedì, e poi vi parleremo anche di una tavola rotonda dedicata proprio al mondo cripto, sempre durante la Trading Week. A tra poco.